Questa mattina nell'aula consigliare del comune di Eboli, con la presenza del sindaco Massimo Carillo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Mediterranean Track, in programma da venerdì 22 giugno a domenica 24 giugno. Tante le novità per il più grande evento dei motori del sud Italia. La prima è la location, che prende il nome di Palasele Park, adiacente al palazzetto dello sport, dove ci saranno sorprese e tanto divertimento per tutta la famiglia, ma anche momenti di riflessione sulla sicurezza stradale, spettacoli dal vivo e l'emozione di poter toccare con mano i bisonti della strada. Anche questa edizione sarà presentata dalla giornalista Maria Rosaria Sica. La manifestazione è organizzata dall'Associazione del Mediterraneo di Eboli in collaborazione con Pneumatici Riviello e Autotrasporti Fratelli Riviello e con il patrocinio del Comune di Eboli. Contiamo quest'anno di superare il record dello scorso anno. Sono track che arrivano da tutta Europa, track molto particolari, aerografati, con sistemi anche dal punto di vista della sicurezza all'avanguardia. Sono 250, forse qualcosa anche in più. Grandissima novità quest'anno è quella delle auto elettriche. Abbiamo punta di diamante la Tesla Italia, l'associazione Tesla Italia che promuove sul territorio nazionale le auto elettriche. Avremo in esposizione anche una Tesla, la Tesla che ha vinto il campionato mondiale di maggiore autonomia con un solo pieno elettrico, quindi sarà esposta per 3 giorni. Ci saranno anche altre auto elettriche come Renault Zoe, come la Nissan e anche un punto di ricarica elettrica. Molti potranno, chiaramente prenotandosi, provare queste vetture elettriche. Avremo ovviamente anche quest'anno grandi spettacoli serali, punta di diamante il sabato sera con gli Artetica, ormai sono reduci da film che hanno avuto successo a livello nazionale. E ovviamente non poteva non mancare l'aspetto motoristico, quindi l'area legata all'evento motoristico. Avremo ancora una volta il team di Bizzarro con tantissime novità, oltre alla moto, al camion, le auto, avremo anche il trattore agricolo, quindi sarà aperto a 360 gradi. Non solo, nell'area degli stuntman avremo la domenica mattina delle gymkhana con a cura di un'associazione del territorio, e ancora avremo altri esperti piloti di drifting che mostreranno le loro acrobazie sempre all'interno dell'area stuntman. Invece per quanto riguarda l'area food avremo anche attività di natura agonistica. Per esempio vi do una chicca: venerdì pomeriggio avremo una gara di pugilato, la gara a livello regionale di pugilato con anche delle donne, quindi veramente sarà una 3 giorni ricca di eventi. Bisogna semplicemente prendere il calendario e pianificare il tutto. Avendo la fortuna di avere una location pubblica che è quella tutto intorno a Palasele, quindi quest'anno facciamo questo esperimento e verifichiamo anche come sarà la struttura organizzativa pronta. Sono certo che Riviello, come hanno dimostrato in questi 8 anni di essere molto ben oleati e organizzati, sarà altrettanto nella nostra bellissima area del Palasela Park, come loro hanno voluto in modo intelligente chiamare. Un evento significativo per la città di Eboli che porta migliaia e migliaia di persone per 3-4 giorni, un indotto economico altrettanto importante e mette ancora una volta Eboli al centro dell'Italia di eventi che rappresentano unici nel nostro specifico e devo dire forse tra i più importanti in assoluto che ci sono in Italia. Come on.